Buon pomeriggio a tutti, sono Emiliano, quindi oggi staremo insieme per due lezioni, in cui la prima sarà di stretching e anche sul miglioramento della postura e dei dolori vari, e poi dopo alle 18:30 faremo una lezione di total body usando gli attrezzi domestici, invece che i soliti bilancieri e manubri che ci dobbiamo un po' adattare visto il periodo in cui siamo. Ma noi non vi lasceremo soli e vi accompagneremo ogni giorno nei nostri allenamenti per restare insieme, continuare ad allenarci e sperare che possiamo ritornare in Evolution il prima possibile. Quindi, per oggi abbiamo bisogno di un tappeto, come vedete io l'ho già messo, e poi possiamo usare un bastone semplicemente svitandolo da quello della scopa. Oppure dal cencio, come ho fatto io. Eccolo qua, come vedete. Allora, quindi andiamo ad usare questo bastone. Sì, esatto, è proprio lui. Come se fosse il bastone che troviamo in palestra. E cominciamo subito a portarlo sopra la testa. E vado. Quindi metto il respiro che vado su. E vado. Quindi tengo bene i piedi piantati a terra, meglio ancora se uniti. E vado. Quindi come presa perpendicolari all'asse delle spalle. Come vedete, anch'io sono in corridoio. Commentate pure dove voi ci state seguendo, se in cucina, in camera, in corridoio, come sto facendo io, e vado avanti. Butto bene fuori l'aria. Ok, riallargo un po' i piedi, quindi che siano in linea con l'asse delle spalle. E da qua porto sulle braccia e vado a flettere il busto verso destra e verso sinistra. Vado. Io adesso terrò un pochino più basso perché sennò batto nel filo. Per stendere i panni, lo sto facendo ancora, quindi mi abbasso un pelo, ma voi state bene lunghi e vado. La cosa importante è che non vi flettete più di tanto, quindi non come sto facendo io, ma che queste zone qua al massimo mollano verso l'esterno di 1 cm solo. Vado ancora avanti. Bene, altri due, destra e sinistra. E stop. Riporto giù il bastone e vado a fare delle circonduzioni indietro delle spalle, sempre tenendo bene fermo il bastone. Quindi vi spiego un po' come si articola la lezione. Prima parte che stiamo facendo ora di mobilità generale e poi andremo a fare degli esercizi che tendano a rilassare i muscoli. Proprio partendo dal concetto che tutti i nostri squilibri di postura che abbiamo è sempre perché ce n'è un tendine, un muscolo oppure un'articolazione che tira più del dovuto, e quindi proprio il termine squilibrio, quindi ce n'è uno che tira di più e uno che tira di meno. Poi lo andremo a fare. Stessa cosa, abbiamo fatto indietro, andiamo a fare in avanti e vado. E guarda, quindi qui respiro regolare, le gambe che stanno sempre in asse,
Quindi guardateli, tipo io li guardo, infatti i miei piedi scappano un po' verso l'esterno. Metteteli belli dritti, in modo tale che le punte vadano dritti verso di voi, e continuo. Tutti questi sono dei piccolissimi compensi ai quali noi non facciamo caso, ma in realtà il nostro corpo già ci sta dicendo in che posizioni e che atteggiamenti andiamo ad escogitare pur di sentire poco dolore e durare meno fatica, come dettano i tre postulati della legge della postura, ovvero la prima è non sentire dolore, la seconda è l'economia, ovvero che tra l'altro fa pure comodo, visti i periodi di oggi in cui l'economia non sta in condizioni ottimali, però quella di spendere il meno possibile a livello di consumo energetico, quindi che sia facile, e terzo perché è un fabbisogno, quindi perché è una cosa che ci serve per vivere nel quotidiano. Poi il bastone adesso lo vado a mettere dietro le scatole, così, quindi quassù in cima. Quindi se non ci arrivate, le spalle fanno un po' male, andate un pochino più larghi. Quindi sfruttate il più possibile il vostro bastone. E da qua vado a fare delle leggerissime, proprio leggere, torsioni del tronco verso destra e verso sinistra. Cercate di sentire che il movimento soprattutto va su questa parte e meno su questo, come sto facendo io. Quindi dovete sentire che queste zone qua, quindi ginocchia soprattutto, lavorano poco poco poco. Quindi riparto, arrivo a destra, arrivo a sinistra e vado. Quindi importantissimo non fare delle torsioni molto profonde, come potrebbe essere questo, perché la colonna vertebrale non è che gradisce tantissimo. Vado ancora avanti. Non discordate mai del respiro, sarà un po' noioso, però qui fa davvero la differenza quando soprattutto siamo in momenti di difficoltà, soprattutto quando dobbiamo concludere gli esercizi. Però siete abituati a farlo anche in condizioni di comfort, dopo sarà estremamente consueto farlo. Bene. Adesso andiamo a fare gli ultimi due esercizi di, chiamiamo, riscaldamento, quindi preparazione per il lavoro che faremo. Sempre usando il bastone, mi metto di profilo a voi e userò tale bastone per scivolare sulle mie cosce. Quindi spezzo quest'angolo qua, quindi niente gamba distesa, ma spezzo un po'. Braccia morbide. E da qua prendo e scendo giù piano piano. Qui dovete sentire che il lavoro principalmente va su il retro coscia, quindi ognuno scenderà fino al suo livello. L'importante è arrivare almeno all'altezza delle ginocchia e poi ritorno su. Qui con il respiro butto fuori l'aria quando torno su. E vado avanti. Quindi questo può essere anche di aiuto per chi si vuole cimentare anche negli stacchi oppure i semistacchi da terra, ma anche per attivare tutta la catena posteriore in maniera dolce. E vado avanti.
Quindi, cosa importante è che tengo ben saldo il rachide, tengo anche la pancia bella stretta, quindi voglio portare il mio ombelico ancora più dentro e vado. Quindi, cosa da non fare è questo, quindi niente C della colonna, quello è un test, è un'altra cosa, e vado su. Quindi, petto ben aperto. E scendo. Appena sentite che qualcosa qui sulla colonna non vi torna più, quindi che sta facendo di questo, mi fermo. Quindi sempre importantissimo la tecnica in qualsiasi esercitazione che andate a fare, anche nella semplice corsa. Vado ancora. Quindi anche qui controllate i piedi, che anch'io mi sto un po' fregando, ovviamente anch'io non sono infallibile a livello di postura come lo è qualsiasi persona su questo mondo. Quindi controllate sempre che le punte vadano proprio dritte, dritte, dritte verso di voi. E vado. Ok, benissimo. La prima parte l'abbiamo fatta, quindi ora andiamo a terra sul tappeto e lasciamo sempre vicino a noi il bastone. Ah, intanto vengo a leggere un po' di commenti. Sì, vediamo c'è chi ci sta vedendo dal divano. E poi ci sono altre persone che ci stanno guardando in diretta. Ah, interessante, persino persone con le quali facevo il calcetto molti anni fa. Andiamo avanti. Quindi vado giù, mi sdraio. Ah, mi distendo. Le gambe sono piegate in questa posizione, quindi così che mi vedete anche meglio. Da questa posizione qua, adesso mi sdraio giù, piano piano, e vado a lavorare sui due bacini. Quindi sarà come portare il carico più sulla zona di sinistra e più sulla zona di destra. Quindi le cosce si muovono, quindi di questo. Leggero, leggero. E vado. Quindi ovviamente appoggio la testa, braccia lungo i fianchi e vado. Quindi visto che siete a casa, mettete pure la vostra playlist preferita e rilassatevi che intanto andiamo avanti. Quindi così stacco una zona, quindi se vado a girare verso sinistra si staccherà la zona destra e viceversa. Ascoltate bene quello che succede sulla vostra schiena, quindi potreste sentire anche di toc, alzo la mano, ci sono anch'io, che anche per me è un'attivazione, scordatevelo, sentite qua, tutta la mia zona lombare, che è frutto del divano e non solo. Quindi aiutatemi a spingere anche con i piedi, eh? Un po'. Quindi posso un po' staccare il tallone e andare. Quindi,
Commentate anche in questo momento se sentite più la zona destra o la zona sinistra, vedrete che qualche differenza ci sarà sempre, quindi scriveteci pure quello che state sentendo, che noi concludiamo con gli ultimi 10 secondi. Ok, bene. E questo era per andare a stabilizzare un pochino di più la zona del bacino e anche quella delle anche. Adesso andremo a lavorare meglio sulla zona lombare della colonna vertebrale, che è quella che di solito dà sempre più fastidio, infatti non a caso anche la maggior parte delle ernie si trovano sempre in quella zona, quindi se volete scrivete pure in diretta le domande commentando qui sotto, curiosità per quello che riguarda il solito mal di schiena, le solite ernie, che intanto io vi faccio vedere un esercizio che vi può tornare sempre utile per scaricare queste zone doloranti. Ed è molto molto semplice. Quindi mi sdraio. Porto le gambe al petto, vado a cinturare e tengo, quindi spingo forte in modo tale che questa azione qua vada a schiacciare su questa zona qui e vado a tenere quindi testa ben appoggiata. Quindi potete anche mollare il respiro. Come sto facendo io, quindi prendo aria normalmente e poi un bel sollievo, pensando che quel sollievo sia questo fatidico 3 di aprile in cui forse torneremo alla normalità. Bene, andate avanti, come sempre. Andate ancora avanti. Io vi sto guardando, che siate lì, quindi vado, bene, bene, e tengo bene il respiro. Quindi è proprio il vostro diaframma che in questo momento sta ritornando su. Quindi quando io prendo aria va verso il basso, proprio di questo, che è fondamentale per tutto quello che riguarda il riequilibrio. Adesso ci ritornerà utile il bastone che abbiamo usato prima e lo andrò a usare per fare questo esercizio qua, ovvero entrambe le gambe sono piegate. Ne mando una su verso l'alta, verso l'alto, piede bene a martello e vado a portare la gamba verso di me. Quindi potete o tenerla qua sul polpaccio oppure anche più bassa, in modo tale che tenete la testa anche appoggiata e vado. Quindi vi aiuta questo bastone, non spingete tantissimo, ad aumentare questa mobilità qua. Quindi sempre importante, guardatevi il piede che deve stare a martello, quindi così e non così, quindi così, senza esagerare però, quindi non voglio vedere che tasto di questo fa robe strane, va verso destra, verso sinistra. E vado.
Bene, vado sull'altra gamba. Quindi anche qui potreste sentire che c'è una gamba che è più morbida, più dura dell'altra. Di solito, almeno quello che succede sui riequilibri della postura, la prima che scegliamo è sempre quella più disponibile. Però, siccome esistono le eccezioni che confermano le regole, commentate subito qui sotto se ci date subito questa eccezione. E tanto continuiamo. Benissimo, adesso ci mettiamo a sedere sui talloni come sto facendo io. Andiamo sempre lui, quindi da qua prendo, vado in asse perpendicolare con la spalla, e da qua prendo e vado a spingere forte in avanti, così. Quindi si attivano bene i glutei e mando fuori l'aria. Faccio vedere anche di profilo. Quindi da qua prendo e vado. Quindi la cosa importante è evitare di non arrivare così, ma neanche in iperistensione, ovvero di questo no, regolare. Intanto io sono frontale a voi. Adesso, sempre appoggiandomi qua, prendo e vado in flessione, quindi a stendermi davanti a voi come se stessi adorando qualcuno, infatti viene chiamata anche la posizione dell'adorazione, ovvero braccia belle distese, scivolo sul pavimento e vado a chiudermi in avanti e mantengo. Quindi anche qui, mi raccomando, butto bene il respiro fuori. Questa maniera, sono qua. Quindi, cosa importante, guardate la mia testa. Non fa di questo, quindi non sta a guardare in avanti, perché andrei a irrigidire questi fasci qua, e anche questi, ma sta come se volessi guardare dietro di me, quindi nel foro che c'è qua in mezzo. Piano piano torno su e lascio questo sempre accanto a noi. Da qua adesso vado a creare un esercizio di mobilità per la colonna, che sarebbe l'esercizio del gatto e cane, che viene sempre usato anche nel Pilates. Spero che anche a noi ci ritorna utile per dare modo alla colonna di sentire un po' di questi movimenti flesso ed estensione.
li metto di profilo così mi potete vedere meglio. Quindi vado a gonfiare su, la testa guarda le due ginocchia e poi dopo sguardo in avanti e butto fuori. Di nuovo riparto. Quindi cosa importante, distanza tra il polso e le ginocchia deve essere la distanza quanto la vostra mano aperta così a stella. Vedete? Ci deve entrare, ci deve essere pochissima differenza. Vado ancora avanti, altri due. Ok, molto bene. Mando un piede così in avanti, quindi se vi dovesse dare fastidio questa posizione qua, posso andare a mettere doppio il cuscinetto e appoggiare qui la rotula. No, andate regolari. E da qua vado a riprendere il mio bastone per dare il cencio. Da qua prendo e vado piano piano in questa rotazione. Quindi se avete la gamba destra poggiata con il bastone andrò a girare proprio verso destra. Quindi rotazione gamba, stesso lato. Tengo l'addome bello in tensione, bello attivo e vado. Bene, vado a fare cambio sull'altro lato. Quindi, gamba sinistra avanti e vado a girare verso sinistra. Non so se sentite le campane. Immagino proprio che siano le 6. Chiedo conferma alla regia. Sono le 6? Le campane non sbagliano mai. Continuate sempre, vado avanti. Bene, mi aiuto, torno su, questo lo lascio giù, e vado un po' a togliere un po' di tensione dalle ginocchia, perché anche se è un esercizio che serve per stabilizzare questa zona qua del collo, vanno sempre considerati le nostre ginocchia, considerate le nostre ginocchia che stanno in appoggio, quindi diamogli sempre modo di ritornare nello stato attuale, quindi senza che ci fosse una forte compressione sulla rotola. Quindi come sto facendo io, sto mandando semplicemente indietro il tallone. Stessa cosa la posso fare un po' avanti, quindi sciogliendo così
Facile, facile. Ok. Adesso andrò ad usare una palla. Ora io qui con la sorpresa del Pilates, ma basta una semplicissima palla, anche quelle di gomma piuma, da calcio dei vostri bambini, dei vostri amici, dei vostri coinquilini. Quindi potete usare qualsiasi oggetto che è sferico, ma anche che abbia un po' di spessore. Quindi, volendo, potreste usare anche una semplice bacinella in cui ci lavate delle cose, quindi lo usate per la cucina, oppure anche per lavarci determinate cose dei vostri indumenti. Questo lo spostiamo e vado a pancia all'ingiù. Con questa palla che sta davanti a me, quindi mi sdraio, eccomi qua. Siete comodi? Ah, già possiamo anche partire da questo, che già è un allungamento per tutta la parete addominale. E non a caso questa posizione fu anche studiata da vari dottori che lavoravano sulla postura, vedi McKenzie, che trovò il suo paziente che stava in questa posizione qui, quindi a spinge con tutta la colonna che sta così, e quando trovò questo paziente che era affetto da una forte lombalgia e aveva anche un'ernia, lo trovò in quella posizione e si spaventò su quel momento, e poi dopo cominciò a studiare perché questa posizione era antalgica, quindi senza dolore per questi pazienti. Intanto partiamo con il primo esercizio, ovvero vado a portare la palla verso l'esterno, mi metto così, vedete bene, appoggio la fronte sul dorso della mano sinistra, così. E vado a premere la palla in questa maniera, come se la volessi schiacciare. Quindi premete fin dove arriva e vado. Quindi stessa cosa. Ovviamente avrà una resistenza maggiore, però sentirete che andrà anche su una superficie di plastica, come potrebbe essere una bacinella, o se no potete semplicemente mettere la mano a terra e andare a schiacciare. Un'azione che arriva uguale, quindi come se volessimo andare il pavimento ancora più giù. Bene, per sentire il lavoro fatto, su chi non ha le palle spingeva al pavimento, prende e si distende così. Quindi tiene il viso attaccato al tappeto e ascolta quello che è successo in queste zone qua. Quindi le zone che vanno dal polso fino alla spalla. La sensazione che dovreste sentire è quella che la superficie di appoggio è aumentata, quindi commentate sul momento se questa reazione c'è stata. Vado adesso sull'altro lato, quindi anche qui potete scegliere se tenerlo a 90 gradi, 45,
30, se ci fossero di mezzo delle problematiche alla spalla, ovviamente scegliete l'angolazione che non vi dà dolore. E riparto come prima. Bene, e stop, anche qui riascoltate. Bene, ritorno di nuovo con la faccia in su e sdraiato. Anche qui vado a mettere la palla qua in mezzo, quindi trovate qualsiasi oggetto, che può essere anche una semplice scatola delle scarpe di cartone, e la andate a mettere qua in mezzo. Vado a mettere le mani così dietro, non su questa zona qua, ma un pochino più alto, quindi zona occipitale, quindi questa qui, non dietro il collo, e vado a fare gli addominali, quindi leggero leggero salgo su, bene, stop, torno in avanti, riunisco bene, posso anche usare questo e vado a stendermi avanti. Quindi anche qui sentirete tutta questa zona qua che tira, che è quella delle cosce. Potete usare anche il bastone come aiuto nello scivolare. Quindi anche qui andate a sentire che cosa succede su queste zone qua, quindi i quadricipiti e anche queste qua, ma anche sui piedi, che potrebbero fare di questo, tirare più su, tirare più giù. Tipo ad esempio io sento che si attivano tantissimo i quadricipiti, quindi prendo e mollo. Quindi anche se sentite che c'è meno mobilità, quindi perdete qualche centimetro, qualche millimetro di ampiezza, non preoccupatevi, come detto prima, pensate sempre alla tecnica. Mi metto di profilo in modo tale che vi faccio il focus su quello che deve fare la schiena. Normalmente, come facevo anche io prima, l'obiettivo principale di questo esercizio è quello di arrivare il più possibile verso i piedi, e quindi la schiena sarà costretta ad adattarsi in un atteggiamento molto molto curvo. Quindi apro bene il petto e scivolo. Quindi adesso stiamo andando a fare un focus su questa zona qua. Quindi se ci fossero di mezzo delle ernie discali, semplicemente non andate a scivolare in avanti, ma prendo, piego un po' le gambe e tengo. Se non ci sono,
altre problematiche, prendo, apro bene e vado. Benissimo, lo lasciamo sempre vicino a noi, ci può tornare utile. Riprendiamo come sempre l'oggetto di prima, quindi la palla, se no anche una scatola va benissimo, e la vado a mettere qua, proprio sotto la coscia, come faccio io. Da qui prendo, mi distendo e vado a prendere come se volessi schiacciare la palla verso il pavimento. Quindi tengo la gamba bella tesa e spingo. Quindi potete tenere anche l'asse delle scapole leggermente staccato e vado. Quindi anche se avete una scatola, non spingete al massimo perché sennò si schiaccia troppo, però piano piano cercate di ammorbidirla, di schiacciarla piano piano piano. Soprattutto anche qui, chi ha grossi fastidi nella zona lombare, cerchi di non spingere, quindi semplicemente tiene il tallone attaccato a terra e spinge piano piano, morbido morbido. Bene, tolgo la palla e anche qui vado a riascoltare quello che ho fatto prima per le spalle, ovvero se la gamba la sentite più morbida e appoggia di più rispetto a prima. Fatto l'ascolto, vado a mettere sotto l'altra gamba e riparto come prima. Quindi, come tutte le cose, c'è bisogno di andare a fare tante ripetizioni in modo tale che il tessuto muscolare, quindi quello fibroso, quindi fibroso significa che sta tutto intrecciato perché è un po' legato e dà opportunità di prendere e riordinarsi. Quindi se prima stava così, dopo sarà così, bello semplice, lineare. Quindi non il concetto che si strappa, ma che da tutto intrecciato ritorna bello lineare. Quindi il tempo minimo è quello di 90 secondi, un minuto e mezzo. Quindi anche in qualsiasi stretching, qualsiasi posizione che andate a fare, mantenete sempre il minimo di 90 secondi. Perché un minuto non è sufficiente a permettere tale riadattamento e detensionamento. Altri 20 secondi. E stop. Di nuovo riascolto anche qui quello che è accaduto. Adesso andiamo a concludere con due serie di addominali e poi andiamo a usare questa sempre per il collo. Quindi come prima rimetto in mezzo e riparto.
altre due. Riposo. Mi mandatelo ogni tanto. Consiglio anche quando sono un po' pesanti sul lavoro, che vi danno un po' di fastidio. Quando lavorate, vi prendete quei 10 secondi per voi. E intanto scaricate. Ritorniamo. Altri due. Bene, stop. Adesso andiamo a fare una sorta di automassaggio e anche le potremmo chiamare delle coccole per quello che riguarda tutto l'apparato cervicale. Quindi andrò a mettere la palla in questa posizione qui e mi distendo. Quindi questa palla sarà come un cuscino. Quindi correte pure, se non siete in camera da letto, a prendere il cuscino. E quindi mi distendo, quindi meglio se a gambe piegate. E vado a metterlo qua dietro. E da qui, leggero, leggero, vado a muovere verso destra e verso sinistra. Quindi sono delle rotazioni, quindi il vostro sguardo va proprio verso destra e verso sinistra. Sempre butto fuori l'aria. Quando arrivo agli estremi. Bene. E adesso vado a fare sempre con questo le inclinazioni, quindi vado a mettere la palla un pochino più alta, quindi prima stava qui, la vado a mettere un pochino più alta, mi riabbasso e andrò a. Il mio obiettivo sarà quello di portare l'orecchio il più possibile vicino alla spalla, quindi queste sono delle inclinazioni. Andate piano piano perché la palla un po' scappa. Soprattutto se è molto gonfia. Bene, stop. Levo la palla, quindi facciamo per convenzione con la mano destra, con la sinistra vado ad abbracciare la zona dietro del collo, quindi la nuca, quindi levo e piano piano vado a portare il collo a terra e vado a sentire cosa succede se sento il collo più morbido, meno rigido. Fa meno male soprattutto. Quindi distendo anche le gambe e faccio 5 respiri belli profondi. Proprio me la prendo comoda. Diciamo che il virus si combatte meglio e svanisce meglio. Facciamo l'ultimo insieme. Piano piano torno su, quindi mi butto su un fianco. Vado
Vado in quadrupedia. Estendo bene il rachide. E torno su. Quindi prendetevela comoda, ognuno con i suoi tempi. E torno su. Quindi vi potete anche riallineare, come abbiamo fatto all'inizio, e sentire subito a sensazione quello che vi arriva. Quindi se c'è anche uno stato di maggior leggerezza e di minore tensione. Bene, io vi ringrazio perché ci ha seguito e ci vediamo fra pochissimo con l'altra lezione di Total Body con gli attrezzi domestici, quindi apprestatevi a prendere un po' di cose che ci sono in casa vostra che le useremo come se fossero dei bilancieri o dei manubri. A fra poco!